Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e io aggiungo mangia anche ciò che vuoi. Lo so che ci sono le tradizioni, ma a me piace cambiare, proporre anche qualcosa di diverso. Una ricetta zero sbatti da un sondaggio su Instagram, ha vinto, chi non ha idea di cosa fare a Pasqua. Poi secondo posto c'è chi improvvisa, terzo posto era hai già il menù di Pasqua? Nessuno ha il menù di Pasqua, di chi mi segue. Quindi ho pensato di proporre un piatto zero sbatti, un piatto unico, e dove l'unico lavoro, diciamo, sarà preparare le marinature per il salmone, perché lui è il protagonista di questa ricetta, in tre versioni, quindi per ogni gusto. E il contorno sarà un contorno fresco, semplice da fare, che vi stupirà. Che dite? Andiamo? Iniziamo dalle nostre marinature e anche una panatura che faremo insieme. Molto semplici da preparare. Servirà l'aglio per le due salse. Una salsa sarà asiatica, l'altra un po' più basica. Vi scrivo tutti gli ingredienti in descrizione. Diciamo che non ho delle dosi precise, ma fate un po' a sentimento. L'unica cosa da fare attenzione è la salsa di soia. In quella salsa non ho messo il sale. E adesso prepariamole. Nella salsa più semplice ho messo uno spicchio d'aglio, sale, pepe, paprika, olio d'oliva. Fine. Questo è tutto. Mescoliamo bene e mettiamo da parte. Passiamo alla seconda marinatura, aglio, un po' di zenzero grattugiato, salsa di soia, qui fate un po' attenzione che non sia poi troppo sapido, del miele, mescoliamo bene, poi aggiungeremo dell'olio di sesamo, poco, succo di limone e voilà. Anche questa è pronta, anzi, aggiungiamo anche un po' di piccante. Ci sta benissimo. Ora prepariamo quella che sarà la crosta del salmone, del terzo salmone, prezzemolo, panko, che è un pan grattato più grosso, formaggio, olio d'oliva e anche un po' di succo di limone e mixiamo tutto. Le due salse sono pronte, la panatura pure, direi di passare al contorno sfizioso di cui vi parlavo prima. Ci serviranno due avocado, una cipolla, prezzemolo e un lime intero. Ho tagliato dei cubetti piccolini, potete farli anche un po' più grandi. Condiamo con sale, pepe, tutto il lime. Va conservato in frigo prima di servire e se volete la cipolla potete metterla proprio quando tirate fuori l'avocado dal frigo, così che mantenga la freschezza. Il nostro contorno è pronto. Un filo d'olio,
E adesso passiamo al protagonista. È arrivato il momento di marinare il nostro salmone, preferisco farlo direttamente sulla teglia, così che i tranci abbiano spazio. Utilizzerò anche la marinatura di base per spennellare leggermente il trancio dove andrà la panatura, così che aderisca bene. Terminiamo con la marinatura asiatica per il terzo trancio. E poi è l'ora del forno. Circa 10 minuti a 200 gradi e il salmone sarà pronto. È arrivato il momento di servire. Di già? Certo, abbiamo deciso di usare il coppa pasta per l'avocado. Potete anche non usarlo. Servire i tranci e poi a parte questo contorno. Sistemiamo bene. E direi che da Spa Kitchen è tutto. Godetevi questi giorni di festa con i vostri familiari, con i vostri amici, godetevi anche il sole. Noi aggiungeremo anche un goccio d'olio che non manca mai sui nostri piatti e a settimana prossima con Spa Kitchen.